Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, siamo qui allo stand di Lenovo e state vedendo adesso tutti i vari Lenovo Mods, Lenovo Z Play e i due Lenovo Z in colorazione bianca e in colorazione nera. Cosa abbiamo qua? Abbiamo due prodotti veramente molto carini che sono i due Moto Z, prodotti veramente molto sottili con la fotocamera abbastanza sporgente in colorazione bianca e nera. Devo dire la colorazione bianca trattiene tantissimo le impronte e si vede perché il retro è più orato, mentre la versione nera sì, anche questa trattiene impronte ma si vedono leggermente di meno. Qua possiamo ammirare la bruttissima, almeno per quanto mi riguarda, connessione magnetica che permette di agganciare i vari moduli, connessione magnetica che ha anche il Moto Z Play, quindi chi acquisterà il Moto Z Play sarà leggermente più spesso, avrà leggermente più batteria, leggermente inferiore come prestazioni. Abbiamo la Type-C su entrambi e abbiamo anche il jack per le cuffie sul Moto Z Play, cosa che non abbiamo invece sulla Moto Z. Però come potete vedere anche qua abbiamo la connessione per i moduli, moduli che vi faccio vedere subito. Partiamo dal più interessante, il più bello, il più richiesto, quindi lo faccio subito che lo liberiamo per gli altri, che è il modulo camera fatto da Hasselblad, è la True Zoom, ossia andando ad agganciarla tramite magnete in questo modo, andando ad inserirla in maniera corretta, avremo praticamente un telefono con una fotocamera compatta, una che ci permetterà quindi di avere più qualità nello scatto, sia dal punto di vista di lenti, sia dal punto di vista di zoom, perché abbiamo uno zoom 10x. Qua possiamo ammirare, vediamo se inquadrando la gente, quanto effettivamente sia molto valida. Possiamo zoomare, possiamo dezoomare e devo dire che la qualità della foto è veramente altissima. Inoltre, come potete vedere, abbiamo il pulsante accensione e spegnimento, la ghiera per lo zoom e il pulsante accensione per lo scatto. Qua abbiamo il flash allo Xeno, quindi un flash molto più potente del solito che troviamo su uno smartphone. E poi vabbè, qua ci sono le varie indicazioni dell'apertura focale e dello zoom ottico 10x. Per quanto riguarda gli altri moduli, vediamo se riusciamo a rimuovere dal Moto Z Play questa Hasselblad. Abbiamo altri moduli veramente molto interessanti, come per esempio il modulo casse JBL, che agganciato al nostro dispositivo avremo uno stand e potremo quindi andare ad ascoltare la musica in questo modo con uno speaker molto più potente di quella che può essere la cassa del dispositivo. Speaker molto interessante, però il fatto che non abbia un pulsante per comandare la musica direttamente da modulo, devo dire, è leggermente scomodo. Poi un altro modulo molto interessante è quello del proiettore. Proiettore che una volta agganciato al nostro dispositivo ci permetterà, tramite esattamente questo LED da cui esce l'immagine, proiettare sul muro o su un telo qualsiasi cosa che andremo a vedere. Quindi per esempio se apriamo Netflix potremo andare a vedere la nostra serie televisiva proiettata sul muro di casa nostra. E poi abbiamo un'altra cosa, il battery pack sempre magnetico, che andando ad agganciarlo in questo modo darà più spessore al dispositivo, però senza avere cose in giro perché rimane tutto agganciato in questo modo, e andrà, come potete vedere qua in alto, a caricare il nostro Moto Z. Andiamo a rimuovere anche il battery pack e andiamo a vedere l'altra cosa molto carina riferita sempre ai Moto Mods, che sono proprio le back cover, in quanto questo dispositivo è veramente molto sottile e tenerlo in mano è abbastanza squadrato. Andando a inserire una di queste cover, sempre magnetiche, andiamo a dare leggermente più spessore sugli angoli e diventa molto più comodo da tenere in mano. Piccolo problema in realtà, cosa che secondo me è abbastanza scomoda e spero che al lancio effettivo venga risolta, è il fatto che adesso qua è impercettibile, la cover si muove abbastanza, quindi usandola effettivamente si percepisce questo movimento della cover sul back del dispositivo. Cover che ci sono in veramente tantissimi tipi. Qua abbiamo un tessuto, abbiamo un simil carbonio, abbiamo un legno, ma ce ne sono poi tantissimi altri, come per esempio questa che è leggermente più chiara, una texture di legno leggermente diversa, e tante altre. Veramente un dispositivo interessante, speriamo di poterlo provare presto, in quanto arriverà molto presto anche nel nostro mercato. Il prezzo della camera, che adesso non abbiamo più qua perché ce l'hanno già fregata, è 299 euro e secondo me è il modulo più interessante da andare
andare a equipaggiare al nostro Moto Z. Bene, per questa video preview dei Moto Z, Moto Z Play e dei vari Moto Mods è tutto. Ciao ragazzi da Daniele per Spazio High Tech.